Ciao Marvin, sono venuto 2 giorni in collina, verde, ulivi, pace, pace. Mi chiedo se la colomba di Mosè atterrerebbe di nuovo da qualche parte in questo mondo. Sì, la radio riapre settimana prossima, quando tutti tornano inferociti sotto le prime piogge di settembre, lunghe file di fari rossi, puzza di pneumatici da qualche parte in cima alla salita, prima folle. Folle prima, e tu pensi a una donna mentre tutti i chakra si intorcinano tra loro, nell'osso pelvico, la corona. E a cosa penso lo sai qual è la mia fissazione? Quest'anno, appena rientro in radio, io lo dico a Chiara e Dado e Dodo: più servizi sulle banche. Non basta star lì a pozzallo a vedere che succede. Io mi sono sempre chiesto chi finanzia le guerre in Africa. Le guerre da cui scappano quei poveri cristi che stanno sui barconi. Non è la solita cosa generica. Calmati, mi sono documentato. Ho scoperto che esistono in tutto il mondo le banche armate. Ah, eh? Fai ah! Hai ruttato, Marvin. Segno che ti ho sorpreso. Che cosa sono? Ti cito Wikipedia. Cercatelo se vuoi. La notazione banche armate, coniata all'inizio degli anni 90 nell'ambito del movimento pacifista italiano, indica quegli istituti di credito dell'Italia coinvolti nella vendita a paesi terzi di materiale bellico da parte di aziende nazionali. In base ai termini della legge 185/90, sue seguenti modifiche, questo tipo di operazioni non è vietato in generale, a patto che annualmente esse vengano approvate dal Parlamento. E purché tali vendite non riguardino in alcun modo paesi in stato di guerra, sotto dittatura o in presenza di casi di violazione dei diritti umani. Quindi, insomma, lo fanno, ma non possono. Vi sono tuttavia vari modi per aggirare tali divieti, usando paesi mediatori o tramite operazioni nei paradisi fiscali. La relazione 2018 del governo Gentiloni sull'export di armamenti non solo non ha ripristinato la trasparenza sulle operazioni svolte dalle banche, ma non ha nemmeno reintrodotto l'elenco di dettaglio delle operazioni bancarie, scomparso dal 2008, senza alcuna giustificazione al Parlamento, ma invece dell'elenco delle operazioni autorizzate riporta quest'anno, anche quest'anno, solo quelle segnalate, cioè che ogni anno svolge ogni banca, ma che non permettono di risalire all'intera operazione autorizzata. Soldi che vanno da tutte le parti, Marvin. Mentre tu ciucci ketchup davanti alla telenovela, sfoderiamo le cifre? Allora, reggiti al bracciolo, reggiti al telecomando, Marvin, perché questa volta ti stendo. Gli importi stanziati dalle sole banche italiane, secondo i riepilogo delle esportazioni dell'Istituto di Credito del Ministero del Tesoro nel 2017 è di circa 4 miliardi e 800 milioni di euro. Tra gli istituti più attivi, Unicredit con 2 miliardi e 800 milioni segnalati, Banca Intesa con 163 milioni segnalati, ma quasi tutte le banche italiane sono coinvolte, con l'eccezione di BancoPosta e pochi altri. Prima di parlare dello smistamento dei profughi e il relativo costo, dovremmo parlare dello smistamento delle armi e del relativo profitto che noi paesi evoluti e non evoluti e non in guerra incassiamo, perché ogni tanto, ogni giorno, un TG ci fa vedere quei barconi, quasi mai si parla degli istituti di credito che armano i dittatori e le guerre da cui queste persone scappano. Porti chiusi, va bene, ma anche stop a chi lucra su quelle armi, se si vuole la coerenza, ma soprattutto fermare un indegno commercio ben più violento e sporco di sangue dei cosiddetti crimini della Marmaglia, dei ladruncoli, degli emigranti che finiscono nelle nostre strade, Marvin. Non credi?